silent night, holy night. Sono pieni di fantasia e gioia i presepi realizzati dai piccoli studenti delle scuole primarie e medie della provincia di Chieti, con un'attenzione particolare al rispetto dell'ambiente. Tra i materiali utilizzati, infatti, spiccano bottiglie riciclate, tappi di plastica e sughero, lattine e rotoli di carta, e poi pasta e pane, vetro e legno, in un'esplosione di colori per rappresentare il momento della Natività. Tutti i lavori sono esposti nell'auditorium diocleziano a Lanciano, nell'ambito della manifestazione Riscopriamo il Presepe, a cura dell'Associazione Amici di Lanciano Vecchia. I visitatori potranno votare il presepe più bello scrivendo la preferenza su un apposito biglietto che verrà imbucato in una cassetta posta all'ingresso dell'auditorium. Anche quest'anno sono stati tanti gli artisti che hanno preso parte alla rassegna dedicata al presepe, 81 gli espositori provenienti da tutto l'Abruzzo, ma anche da Piemonte, Toscana, Puglia e Germania. Gli immutabili figuranti del presepe escono dalle soffitte per prendere posto sul palcoscenico della vita familiare, riaccendendo i ricordi d'infanzia in un'atmosfera che si spera carica di buoni sentimenti. Che sia fatto di vetro, di plastica, di carta o di legno, con sabbia o con muschio non fa differenza. L'importante è che in ogni casa ci sia un piccolo posticino per ricordare la Natività, con i pastorelli, le pecorelle, i Re Magi e la Sacra Famiglia, con gli immancabili bue e asinelli. E come accade ormai da 17 edizioni, una sezione della rassegna è dedicata alla Natività nell'arte. Quest'anno le opere esposte sono state realizzate dagli artisti e dagli allievi dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Tutti i presepi e le opere resteranno esposte fino al 6 gennaio.